Ciao! Ti sarà sicuramente capitato di pubblicare su internet degli annunci di vendita di qualche oggetto. Sicuramente il sito internet di annunci più visitato e più serio è subito.it. Il grosso problema che ha questo sito, ma come quasi tutti i siti di annunci gratuiti, compreso Marketplace di Facebook, è che non si possono inserire link nella descrizione dell'annuncio. Lo giustificano come sistema di prevenzione delle truffe. In realtà io trovo molto utile poter inserire un link in un annuncio, per poterci allegare un manuale digitale dell'oggetto in vendita oppure un breve video che mostra come funziona l'oggetto. Ritengo che un link possa aumentare le probabilità di vendita in confronto ad altri annunci simili. Normalmente, quando inserisci il testo di un annuncio, il sistema identifica la presenza di un link o di un indirizzo email e blocca la pubblicazione. La cosa più assurda è che alcuni siti, come subito.it, bloccano i link anche nei messaggi che ci si scambia con i potenziali acquirenti. Ecco un esempio pratico. Nella descrizione di questo annuncio test ho inserito un link ad un video YouTube ed ecco che il sistema mi invia un'email dicendomi di correggere l'annuncio. In quest'altro esempio Ivan mi ha chiesto il video e dell'articolo. Io invio il link del video. Sotto mi appare la dicitura consegnato e poi letto, ma in realtà dall'altra parte è arrivato il mio messaggio senza il link. Anzi, con allegato una dicitura che potrebbe far sembrare che il potenziale venditore abbia tentato di inviare un link sospetto o truffaldino, il che non è piacevole. Magari sarebbe stato più corretto adottare un sistema che avvertiva delle potenziali truffe, ma che comunque permetteva all'utente di decidere se visualizzare il link o l'indirizzo email. Io ho trovato una soluzione abbastanza semplice e mi fa piacere condividerla. L'idea è quella di condividere un link o un indirizzo email sotto forma di immagine utilizzando un codice QR. Non mi dilungo a spiegare cosa sia un codice QR, a questo punto dovremmo saperlo tutti. Su internet ci sono decine di siti che creano gratuitamente codici QR. Nella descrizione di questo video trovi alcuni link. In poche parole, basta copiare il link che vogliamo allegare al nostro annuncio, lo incolliamo sul sito che abbiamo scelto e generiamo il codice QR. Magari prima di scaricare lo proviamo facendo una scansione con il nostro smartphone. Se il codice è corretto, lo scarichiamo sotto forma di immagine, JPEG o PNG e lo alleghiamo al nostro annuncio, insieme alle foto dell'oggetto che stiamo vendendo. È meglio indicare nella descrizione dell'annuncio che c'è un link di approfondimento nel codice QR presente fra le foto. Fatto, in pochi secondi abbiamo allegato anche un utile link al nostro annuncio, gratuitamente. Nella descrizione di questo video c'è anche il link ad una mia pagina Facebook dove puoi trovare l'elenco dei principali siti internet di annunci gratuiti. Nella speranza che il video sia stato utile, ti saluto. Ciao, al prossimo!